Una giornata a Faenza per celebrare il buon gioco, per combattere le nuove povertà derivanti dalla dipendenza dal gioco d'azzardo. Dopo quasi 200 iniziative ideate in tutta Italia, lo Slot Mob, l'evento ideato per sostenere gli esercenti che hanno deciso di escludere dai propri locali gli strumenti del gioco d'azzardo, arriva a Faenza con una grande festa organizzata per sabato 29 aprile. Dapprima ritrova il caffè Solito Posto che, mediante un ricevimento a partire dalle 16:30, verrà riconosciuto come locale slot free. Dopo la consegna del riconoscimento, l'evento si sposterà alle 18 in Piazza del Popolo, dove verrà organizzato un incontro pubblico dedicato alle problematiche relative al gioco d'azzardo e una partita dimostrativa di Baskin, la pallacanestro che mette insieme sullo stesso campo disabili e normodotati. Aderiamo a questo comitato per poter, come dire, avviare una serie di iniziative, a cominciare dal sabato 29 aprile a Faenza, e si svolgerà questo Slot Mob, che è una iniziativa mirante a contrastare le nuove povertà derivanti dal gioco d'azzardo. E si svolgerà, ci sarà una concentrazione presso il bar Solito Posto alle 16:30, lì verrà premiata la scelta del titolare di non aver installato, diciamo, o consentito di installare le slot all'interno. E quindi questo sarà oggetto di un riconoscimento da parte della regione con una retrofonia slot free e un attestato di riconoscimento, proprio per sottolineare queste scelte anticontrocorrente. Poi ci sarà un corteo, vero Chiara? Sì, un secondo momento si farà un corteo fino in Piazza del Popolo, dove ci sarà l'intervento di Carlo Cefaloni, che è un esperto in materia ed è del coordinamento nazionale Slot Mob. E qui abbiamo cercato di animare la piazza con i volontari del Sorriso dell'Avapuls e poi con una partita di basket fatta dall'Associazione Sportiva Disabili, dove persone disabili e abili giocano insieme appunto questo sport. Comunque la finalità non è quella di andare contro chi utilizza, diciamo, queste macchinette, ma essenzialmente per valorizzare le scelte di chi va controcorrente e il buon gioco, ed ecco il motivo per cui saranno presenti anche i rappresentanti dell'Associazione Disabili Sportiva. Ecco, in ogni caso, ecco, vi invitiamo a partecipare perché è un momento di vera partecipazione civile e anche la presenza è un segno di rafforzare una scelta individuale e di avere una maggiore sensibilità verso le sofferenze sociali. Pensiamo che le associazioni siano molto sensibili, diciamo, a questo tema e speriamo che ci sia partecipazione sabato. Da chi è composto il comitato Slot Mob? È variegato, allora diciamo che quelli operativi sono Associazione Sportiva Disabili, ABULS, Caritas Farsi Prossimo, Centro per la Pastorale Familiare, il Sindacato CISL Romagna, Libera, i Focolari e l'Ordine Francescano Secolare. Più altre associazioni che approvano, sostengono il progetto, ma magari non hanno potuto partecipare ai vari incontri di preparatori. In ogni caso è importante sottolineare che questa iniziativa rientra nella sfera, nella serie di iniziative che sono praticamente poste in essere insieme all'Unione della Romagna Faentina e con l'ASL CERT di Faenza, che interverrà anche nella stessa giornata del sabato, per cui è il segno di un tentativo, di un'iniziativa partita dal basso, da pochi cittadini, che ha cercato un po' di seguire quasi un sogno, una velleità, quella di poter fare, lavorare insieme per le sofferenze della città, insieme alle varie associazioni e con le istituzioni. E forse questo è un piccolo passo, un piccolo step, la direzione che vorremmo continuare a battere e a perseguire.